E questa mattina, per motivi diversi da quelli politici, mi è capitato di passare in questa zona di Trieste, molto bella, immersa nel verde, con la vista verso il mare, in una villa bellissima, una villa fantastica direi. Vedete, molto spaziosa, con molte zone adibite a attività di qualsiasi genere, sicuramente all'aperto, e poi anche con una bella zona, ripeto, verde, che niente male. E poi da questa parte, tutte le case intorno ovviamente, e lì un altro edificio dove delle società sportive hanno la sede. In fondo, e questa è la villa. E questa villa è lasciata completamente allo sbando, nessuno fa nulla, nessuno fa la manutenzione, ed è praticamente lasciata così, in preda a se stessa. Vedete, ancora in buono stato, tra le altre cose. Gli altri spazi, ruggine, vedete, e lì le sedi delle società sportive di cui vi dicevamo prima. Ecco, ritengo sia un peccato, veramente un peccato, lasciare in queste condizioni un edificio che potrebbe essere adibito a qualsiasi tipo di attività, o magari potrebbe essere ripreso l'impegno precedente alla chiusura, che era quello di assistenza alle persone con diverse abilità e portatori di handicap. Quindi, chissà, magari qualcosa potrebbe succedere. Chissà se il nostro comune e il nostro sindaco si impegnerà in questo fine mandato a fare qualcosa, ma io non ci credo tanto. Buona giornata.